I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second. Facciamo vedere la bambolina? Fai vedere la bambolina? E no, di qua, ecco, va bene. Dai, così mamma lava il bagno. Allora ragazzi, vi volevo consigliare questo prodotto Ace Candeggina Più, questo è una mousse. Allora qua mi guardate lavare i sanitari ed è perfetto, sicuramente l'avrete già usato ed è perfetto sia per disinfettare i sanitari, il lavello della cucina, queste cose qui. Però io ve lo consiglio per questi prodotti, per questo tipo di pulizia. Però vi devo dire la verità, io l'ho acquistato perché sopra c'è scritto che elimina la muffa. Allora, se lo dovete acquistare per quel motivo, per lo stesso motivo mio, no, non lo acquistate, perché è una delusione, perché io avevo delle macchie di muffa da eliminare. Io uso la candeggina pura perché a me non dà fastidio, però ho timore sempre che magari alla bambina possa dare fastidio, e allora ho voluto provare un prodotto diverso, perché diciamo che come profumo di candeggina questo è più gradevole, più delicato, però non la elimina la muffa, ragazze. Quindi vi dico la verità, se lo dovete acquistare per lo stesso motivo mio, no, non acquistatelo, non spendeteci dei soldi. Però per la pulizia dei sanitari, per quello che vi pare, è ottimo. Poi non vi dico, con l'accoppiata Ace VC Gel è perfetto. Ferma Denì. Oh, dalla mamma. Dammelo Denì, così lo rimetto a posto. Dammelo Denì. Anche l'altro pezzettino. Grazie. L'altro pezzo. Grazie. Allora ragazzi, sì, lo so cosa state pensando, che sono fortunata ad avere un aiutante come Denise. Sì, è vero, sono fortunata, però allo stesso tempo ragazzi, me ne combina mille uno, me ne combina di tutti i colori, però il bello di avere i bambini piccoli in giro è quello. Ci sono i pro e i contro in giro per casa, ci sono i pro e i contro, perché guardate, adesso arriva il controllore, arriva, mi controlla se faccio tutto bene, però poi passa con i piedini sul pavimento bagnato, sul pavimento umido, però in braccio non la posso tenere perché già la Tineco è pesante, e poi devo tenere anche lei, non ce la farei. E allora si cerca di trovare un compromesso. Che fai? Giorna, esci. Allora guardate ragazze, quando credo di aver finito, c'è anche la Tineco adesso, sì, quando credo di aver finito si ricomincia da capo, perché è ancora umido a terra e Denise già mette cose in giro. Denì, chiudiamo, dai, andiamo a cambiare i letti, fai subito.
Allora, ragazzi, io non mi sono fatta vedere finora perché la situazione non è cambiata, anzi è un attimino peggiorata, perché da viola, guardate, sono diventata giallo-verde, mi sembra di essere brasiliana, Denis. Però vi volevo far vedere, chi se ne importa, mi faccio vedere comunque, vi volevo far vedere i capelli, guardate, mi sono fatta una semplice treccia ieri sera. E basta, li ho lavati e ho fatto la treccia. Attenta, giustamente, quando devi stare in casa, devi fare solo le faccende domestiche, i capelli vengono perfetti. Se invece devi uscire, i capelli vanno malissimo. E niente, io ho fatto qualcosina nel bagno, nel frattempo si è svegliata Denis. Mi vedete vestita uguale perché questa è la continuazione del video di scorso. Cioè lo stesso giorno, non la continuazione, perché nel video precedente, se non l'avete visto lo recuperate, ve lo lascio qui, ho messo, cosa c'è a mamma? Ho messo sotto sopra la cucina e soggiorno, poi mi mancava da fare il bagno e il cambio delle lenzuola, e si è svegliata Denis, però mi serve comunque di farlo, lo devo fare comunque, il cambio delle lenzuola e la pulizia del bagno. Quindi ho detto, vediamo se Denis è tranquilla, vedo di continuare. Sembra poco, oddio, deve sempre mettere le mani ovunque. Infatti avete visto nel bagno prima, avevo finito, cioè mentre passavo il latineco, con i piedini sopra. Meno male che è solo umido e non bagnatissimo. E niente, ragazzi, io non mi perdo in chiacchiere perché è tardissimo, sono le 12:30, voglio cambiare le lenzuola sia da me che da Denise. Morena se le fa lei, e dopo, quando torna da lavoro, se le fa pure Alex, perché si devono, come si dice, si devono responsabilizzare. Io molte cose le faccio fare a loro, mi sono impuntata da quando erano ragazzini, dalle scuole medie veramente. Quando, quando stiro e sistemo le robe anche non stirate, le loro gliele metto sulla scrivania, se le conservano loro. Il letto se lo devono fare loro, non mi interessa. Ma non perché mi devono fare le cose a me, perché devono, almeno un minimo, ragazzi, in casa si deve collaborare. E niente, io corro a fare le lenzuola e noi ci vediamo dopo. Se riesco vi saluto, ragazzi, altrimenti c'è da spione qui, saluta mamma. Altrimenti ci salutiamo solo magari con una scritta, adesso vediamo, perché a momenti arrivano un po' tutti e non riesco più, non si riesce più a dire una parola. Ciao ciao, ci vediamo dopo. A questo punto, ragazze, io mi dedico alla camera da letto. Denise dormiva prima, quando ho disfatto lo stendino, quindi non ho potuto sistemare tutto nella mia camera da letto, perché avrei fatto rumore e l'avrei svegliata, perché Denise si dorme fino a tardi, però ha un sonno un po' leggero, quindi io molte cose nella zona notte le faccio quando lei si sveglia. Infatti la zona notte è quella che proprio profonda la pulizia non la riesco mai a fare, perché c'è sempre lei tra i piedi, magari se la porta mio marito, se la porta Morena da qualche parte, e poi la faccio ovviamente. E niente, come avete visto, qui è tornato mio marito e si spera in un aiuto per Denise, però Denise non vuole scendere. La mattina, ve l'ho sempre detto, Denise è molto mammona e vuole, soprattutto la mattina quando si sveglia, vuole stare in braccio. Quindi io metto a fare subito la prima lavatrice, perché abbiamo da cambiare tutte le lenzuola, quindi inizio già a preparare la lavatrice. Così appena cambio pure le lenzuola di Denise, l'avvio. Così poi nel pomeriggio faccio partire la lavatrice delle lenzuola di Alex e di Morena. Even if we fall, we will rise up.
Alzo già la sedia nella mia camera perché il robottino alle 13 partirà e vado nella camera di Denise. La situazione è questa: ci sono le lenzuola da disfare, le robe da sistemare e un po' di cose ovviamente da fare. Iniziamo facendo cambiare l'aria. La prima cosa che faccio, ragazze, quando come riesco, appena magari la bambina non è proprio insieme a me perché si raffredderebbe troppo, inizio ad aprire tutto, spalanco tutto, mi piace tenere tutto aperto, anche se devo dire io patisco troppo il freddo, però non riesco a stare in una casa dove c'è l'aria della notte. Inizio a sistemare tutto ciò che c'è in giro e faccio il cambio delle lenzuola. Thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. Bene ragazze, io ho finito, mi manca solo la federa del cuscino di Denise. Nel frattempo il robottino ho sentito che ha iniziato a lavorare per me. Chiudo tutto perché mio marito ha acceso il camino, quindi peccato sprecare il calore. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia, per aver guardato questo video. Lasciatemi tanti pollici in su e ovviamente iscrivetevi al canale così non perderete altri video, altri contenuti, perché l'agenda di gennaio, ragazze, è bella ricca ricca ricca.